Non sono uno storico del cinema d'animazione, non sono neanche un pianista, sono qui solo perché sono comodo col microfono. Abbiamo fatto entrambi lo stesso lavoro. Cercherò di raccontare alcuni degli eventi che io e il Cavandoli abbiamo vissuto insieme in questi 40 anni. Ho conosciuto Cavandoli a metà della sua vita. Non aveva ancora creato la linea, ma aveva alle spalle una lunga esperienza e molti consigli da darmi. Però io ho cominciato come direttore alla Faroverso. Poi dopo è venuta la guerra. Osvaldo Cavandoli era entrato nel mondo del cinema d'animazione con i fratelli Pagot, che stavano realizzando il lungometraggio I Fratelli Dinamite. Ho fatto i pupazzi prima, per 8 anni. Aveva poi proseguito con uno studio improprio Pupilandia, realizzando film pubblicitari per il cinema a pupazzi animati. Quando il mercato cambia, Osvaldo decide di tornare ai cartoni animati, entrando nel mondo della pubblicità televisiva. Collabora con Biassoni ai caroselli di Re Artù della Pavesi. I cavalieri della tavola rotonda. Una mano nell'animazione, abbiamo collaborato nel 65, nel 66, nel 67 e l'ultima serie abbiamo fatto nel 68. Nel 1967 lavoravo per la casa di produzione OCP di Milano. Realizzavamo film pubblicitari e documentari. Io ricoprivo molti ruoli, ero animatore, scenografo, facevo anche il producer. Allora non lo sapevo, ma facevo anche il producer. Nel 1968 Osvaldo inizia a collaborare con OCP, disegna i personaggi e realizza l'animazione del primo spot pubblicitario della Bistefani, Desiderio di Bontà. La collaborazione prosegue negli anni. Con il restyling dei personaggi e dell'animazione e i caroselli Argo. Il cavallo! Il cavallo si compone di un davanti e di un di dietro. E bisogna saperli distinguere per poter andare dalla parte giusta. Per far funzionare il cavallo ci vuole innanzitutto il morso. Ma non così! Questo è il morso. Poi ci vuole la sella. Ma attenti a stringere bene il sottopancia! O sottopancia ci finite voi! Per Biticino disegna e anima direttamente su carta con matite colorate Amperio Wolstein e Ranuccio Galvani. Ecco, Amperio Wolstein. Sono qui per presentarvi grandissima invenzione dell'ufficio comunicazioni del Cremlino. Dal 1970 al 72 collabora ai caroselli Lievito Bertolini con personaggi ogni anno nuovi. Anche questo personaggio che aveva preparato per noi, per una serie di caroselli Bertolini, ha una linea essenziale e pulita che in parte ricorda la linea. È un personaggio che si esprime con la mimica e non con le parole. In quel periodo le case di produzione devono occuparsi anche della parte creativa e Cavandoli contribuisce con Zanotti a creare per le agenzie di pubblicità tanti nuovi personaggi che non sempre vanno a buon fine. Sulle origini della linea ho una mia ipotesi. In OCP avevamo realizzato una diaviva pubblicitas per le sale cinematografiche, A qualcuno piace caldo. Il personaggio del filmato è la caricatura del Cava. Eliminando alcuni dettagli e appoggiando il personaggio alla linea di terra appare la linea. Il personaggio condivide lo schermo con la mano e la matita del disegnatore. Cavandoli nel primo storyboard l'aveva chiamata Mr. Mark. Ho cercato di studiare qualcosa di diverso da tutto ciò che era cinema d'animazione. Per cui
mi sono messo lì, ho cominciato a disegnare, mettevo da parte, eccetera, eccetera, a un certo punto è uscito questo personaggio. Perché lui fa tutto coi gesti, gesticola, quindi c'è più animazione, insomma. E a un certo punto, dato a una gente che conoscevo, l'ha fatto vedere diversi, è arrivato quello del petto e ha detto ok, dice sì sì, facciamone uno di prova, ha visto uno e è andato avanti. Nel 1969 nascono i primi caroselli L'Agostino, che proseguiranno con grande gradimento del pubblico per molti anni. Cavandoli è uno dei pochi che è riuscito a far vivere il suo personaggio anche al di fuori di Carosello. Togliendo il codino pubblicitario, infatti, le disavventure della linea vivono di vita propria e diventano divertenti film di animazione. Nel 1971 andiamo al Festival d'animazione di Annecy. Cavandoli vince il premio della critica. L'anno dopo andiamo insieme a Zagabria e rivince. A questo punto il mondo del cinema d'animazione comincia a conoscerlo. Viene invitato a numerosi festival, come a Teheran, dove riceve un premio addirittura da Farah Diba. Con le giornate di Busto Arsizio, gli animatori lasciano gli studi per andare a vedere film d'animazione e conoscere autori provenienti da tutto il mondo. Massimo Maisetti crea l'ISCA, Istituto per lo Studio e la Diffusione del Cinema d'Animazione, che organizza nel 1973 una settimana del cinema d'animazione italiano a Londra. È una grande occasione per far conoscere i nostri film all'estero ed è anche un'occasione per conoscerci meglio tra di noi e diventare più amici. C'è con noi Osvaldo Cavandoli, che ha vinto da poco un premio importante ad Annecy, che contribuisce con la sua carica di simpatia, con i suoi film divertenti, a far apprezzare le nostre opere all'estero. Seguiranno poi molti altri festival, Abano Terme, Forlì, Dervio, Salò, Porto Rose in Slovenia, Asolo, Lucca. A Lucca incontriamo il mondo dei fumetti, nascono nuove amicizie e nuove collaborazioni. Mario Gomboli, uomo dei fumetti che erediterà poi Diabolik dalle sorelle Giussani, ha disegnato con Mattioli lo zoo pazzo. Cavandoli prova ad animare qualche fumetto. Gomboli, Cavandoli e Zanotti nel 1983 portano il cinema d'animazione ad Algeri, al Centro Culturale Italiano. Acquisti del Cava in Algeria, il vestito, non la signora. L'esperienza si ripete nel 1989 al Centro Culturale Italiano di Tunisi. Tra tanti amici conosciuti al Salone di Lucca c'è Marcello Ravoni, titolare della Quipus, che in seguito nel 1982 gli affiderà la regia del primo serial della Pimpa di Altan. Marcello Ravoni della Quipus aiuterà Cavandoli a recuperare i diritti sulla linea. Sarà lui e la sua agenzia che avranno il merito di farlo conoscere in tutto il mondo. Le teglie antiaderenti. Probleme mit Hämorrhoiden? Facto acut? A Villa Freia nascono ufficialmente gli amici di Asolo. È costituito dai membri del comitato artistico. Questi sono Itano Durante, Chiara. I nuovi membri del club Amici del Festival vengono nominati dall'ente Festival su proposta del comitato artistico. Una divisione di animatori storici, Bruno Bozzetto, Osvaldo Cavandoli, Pierluigi De Mas, Nedo Zanotti, Guido Manuli, Giuseppe Laganà. Un gruppo di animatori che oltre a collaborare con il festival, organizza cene, scampagnate, compleanni, incontri di calcio, che fanno del club di amici quasi un dopolavoro. Però la cosa più importante è sempre la nostra festa. Anzi, sai cosa ti dico? Tu 20, io 70, che messi insieme fanno 90.
1989. La Quipos festeggia il doppio compleanno del Cava e della Linea con una grande festa a Milano. A festeggiare questi 70 più 20. E di questo matrimonio che, come si diceva prima, è certamente indissolubile. Partecipano alla serata e distribuiscono premi, clienti ed amici. Tra gli invitati c'è anche Carlo Bonomi, che dà la voce al personaggio. I festeggiamenti proseguono all'Auditorium San Fedele di Milano, con l'assegnazione dell'Ambrogino d'Oro e altri premi. Grazie alla sua semplicità, all'estro creativo e alla maturità espressiva. Gli siamo grati per averci dato 20 anni di linea e per averci proposto come antidoto alle difficoltà quotidiane il sorriso, il calore, l'umanità, la forza dello spirito. Il sorriso a Osvaldo Cavandoli, Istituto per lo Studio e la Diffusione del Cinema e l'Animazione. Il conto della gente mi dice, che non mi conosce, magari mi vengo presentato, mi dice grazie per i 5 minuti di allegria che mi dà quando vedo i suoi figli. Ovviamente all'estero, perché in Italia. I burloni amici di Asolo, stretti attorno al Cava, controllano l'autenticità del metallo. Fai un commento io voglio solo sull'Ambrogino. Nel 1977 finisce Carosello. Gli animatori italiani vanno in crisi. Negli Stati Uniti il film d'animazione José Fritz il Gatto, ricavato dall'omonimo fumetto underground di Crumb, fa esplodere i botteghini. Così un gruppo di animatori italiani ha l'idea di realizzare un film a episodi per un pubblico adulto. Cavandoli mi coinvolge nel progetto. Il film non viene realizzato, ma lui completa il suo episodio e così nasce la Sexy Linea, seguita poi da Eros Linea e Porno Linea. Io riminese, Cavandoli, villeggiante a Torre Pedrera da quando ero un ragazzino. Paolo Scarponi è un gruppo di amici di Rimini e nasce Cartoon Club. Paolo Pagliarani presenta l'antica pescheria Cartoon Club a turisti e riminesi. Dopo qualche anno si rivedono a Rimini anche i vecchi amici di Asolo. Il festival, per antica tradizione, finisce a tavola. Alla Libreria dei Ciliegi, Sabrina Zanetti, che dirige il festival da molti anni, presenta Cavandoli ad un pubblico di giovanissimi fan. I piccoli possono avere la possibilità di vedere questo omino simpaticissimo ma anche un po' dispettoso. Poverino, è un po' scarognato, devo dire. C'è la mano del disegnatore che magari gli interrompe la strada, gli fa trovare degli ostacoli, gli fa trovare delle cose strane, e allora lui si arrabbia. L'altra cosa che dovete sapere della linea è che non parlo una vera e propria lingua. Ecco, io la domanda che ti vorrei fare è questa. Come ti è venuta in mente l'invenzione di questo linguaggio, che non è un linguaggio e che però ti consente poi di portare la linea in tutto il mondo proprio perché non parli italiano, ma parli una lingua che tutti comprendono? È stato un vantaggio notevole in quanto non c'era necessità di traduzione della colonna. Tutti potrete uscire con un suo disegnino
originale per questa sera, quindi lo ringraziamo anzi della gentilezza che ha avuto e che ha sempre per Cartoon Club. In estate, oltre a Cartoon Club, c'è anche il Festival dell'Umorismo di Salò. Io passo a Torre Pedrera, dove il Cava continua a trascorrere le sue vacanze balneari con la famiglia. Lo recupero e ce ne andiamo al lago. Con il Festival di Salò vengo introdotto da Cava nel mondo degli umoristi. Cava è un umorista da sempre. Per questo viene scelta la linea come logo del Museo del Sorriso di Baiardo. Smitizza i cavalieri dentro le armature e i cavernicoli vestiti solo da una foglia, la politica, le contraddizioni della vita di tutti i giorni. Nel 1997 Carlo Squillante, poeta, disegnatore, umorista, organizza l'ANU, Associazione Nazionale Umoristi, virtuale e virtuosa. Il Cava approva a modo suo l'iniziativa. Un altro appuntamento annuale con gli umoristi è Porto Valtravaglia, Lago Maggiore, Festival dell'Arte Leggera, dove nel 2002 il Cava vince il premio Biberon. La prima volta che ci andiamo mi spaccio come autista del Cava, poi in seguito collaboro alle mostre anch'io. Da soli o in compagnia abbiamo parlato di cinema d'animazione a studenti e insegnanti in molte scuole d'Italia. In occasione di un incontro con gli studenti del St. Louis School a Milano, prepariamo una tavola con la linea e Popper. Cava mi propone di farli lavorare insieme. Nedo ne parla con Popper, che viene preso dal panico. Troppa differenza di notorietà. Ma sono cose vecchie. Do you speak English? Parlez-vous français? Sprechen Sie Deutsch? Ma che lingua parli? Sarai mica bergamasco. C'è difficoltà di dialogo. Restare in equilibrio su quella sottilissima linea di terra è difficile. Superati gli ostacoli e preparato lo storyboard, l'esperimento parte. Incontro finisce in un disastro. Mentre io termino l'esperimento con Popper, Cava passa ad imprese ben più gloriose. Realizza nel 1998 per le assicurazioni Allianz, in un grattacielo di Berlino, un grandioso affresco con la linea. A Cavandoli sono state dedicate innumerevoli mostre. A Dervio, Dubrovnik, alla Galleria Arthur, Ro. Ringrazio tutti. Io sono un uomo di poche parole ma di molte linee. Bayoubadou, 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 Bayoubadou. Vince innumerevoli riconoscimenti e premi e, nel 2006, accompagnato dal figlio Sergio, riceve il premio alla carriera al Festival Internazionale di Annecy, dove viene osannato come un eroe. Cavandoli è una persona che sa raccontare delle storie ed è una cosa che apprezzo, perché in un mondo come il nostro, in cui tanta gente semplicemente muove dei disegni e crede di fare del disegno animato, credo che lui rappresenti sicuramente un'eccezione. L'idea di fare una linea chi vive, chi parla, l'idea era molto difficile e Cavando l'ha risoluto magnificamente. E per quello che è il lavoro del Cavando è sì così eccezionale. Non lo so, io Cavando non lo conosco.
До свидания, процене ти проскане, а та праскана процена кавондоле, кавондоле аниматореска линеска. Non capisco una gotta, da cara nihongo de hanashimasu, nihongo de kavandoli sanno. Ecco, cioè lui è riuscito a apprendere assolutamente l'essenziale, come era nelle gag dei grandi del cinema comico. Chiamato Cavandoli, l'ho sempre chiamato maestro, nel senso più ampio della parola, come maestro d'arte, grande artista. Io sì che sono vecchio, te li dimostro. Tu invece sei sempre lo stesso. Anzi, ti dirò, quando non ci sarà più questa mano, tu continuerai a vivere.